Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Se per caso anche a voi interessasse venire qua a giocare con noi e fare un video insieme, mi raccomando, non esitate a contattarci sui nostri social. Dove saranno? No, non sbagli, per piacere. Ok, saranno ottimo. Qua. Detto questo, tenete sotto faccio. Esatto. Detto questo, vi lascio al video. Amici, non c'è nessuno. Vabbè, è normale. Siamo qua a giocare con Cristian. Quindi ho già detto il suo nome. Chi c'è, non c'è nessuno. Quindi, stiamo a giocare, signor Cristian. Mi raccomando, io non ho alzato. Vai pure. Io sono abbastanza convinto che. Io ho alzato. Io no. Alzo pure. Devi decidere te. Te come fai? Decidi te o inizia più alto? Di solito chi vince inizia, da quel che so io. Infatti, perché dovrebbe essere casuale. 6 e 7. 3-3-5. Lo tieni nel posto più scomodo del mondo. Cosa? Quello. Io a me. La destra. Io l'adoro. Posso? Prego, mi scusi, mi scuso della mia confusione. Era un più palla, quindi lo dico. Io sono molto. No, bro. Ok, gioco questa. Chiamando Logos. Pip. Cosa fa? Dopo che una creatura nemica ha raccolto, stordisci, no? No, quello bello. Fa così, concludo. Okay. Ok, bene, bisogna fare le cose strategicamente ottimali. Allora, dichiaro il logo pure di io. Gioco direttore dello Zix, che non è lo Zexal, ma di Yu-Gi-Oh! Direttore dello Zix, Z puntato, Y puntato, X puntato, ha illusione e all'inizio del tuo turno archivi una carta della cima del tuo mazzo. 3 di forza, ma quello penso lo vediate. Però e gioco il che cazzo si legge sta qua? Dottor Sutterkin, che ha raccolto, pesca una carta per ogni creatura logos amica. E io termino così la mia operazione. Incredibile. Partiamo un po' agro. Io vado di ombre. Con i miei amici e gioco il primo ratto della piaga. Ha illusione e dice: quando viene giocato infligge un danno a ogni creatura non ratto per ogni creatura ratto in gioco, quindi spara un danno a tutte quante le creature. Ok, hai trovato i ratti? Yes, sono molto figli. Ah, guarda, tanto adesso ne ho già fatto. Aumentano ogni volta i ratti? Sì. Ogni ratto. Gioco subito un altro. Allora aspetta, devo tirare fuori altri segnalini. Quindi adesso devo fare 2-2-2-2, quindi hanno 3 danni tutti e quindi muoiono tutti. Ottimo. Yes. Non serviva. Prego, sì, detoni. Un altro ratto identico, ok. Quelli sono, mi raccomando, esatto. Dopodiché gioco questa, dardi fischianti, gioco, infliggi un danno a ogni creatura nemica. Io lo passo per l'ambra. Adesso ti do l'ambra. Qua ci sono le ember, se le voglio usare queste. Perfetto. Prego. Grazie. Ci ambrizzi pure. Ciao amici. Due spettatori addirittura. Dopodiché. Tu oltre, dopo sai che non vedo. Non riesco a vedere. Buongiorno amici. Non so chi abbia scritto. La Mindra. No, la Mindra. Che ha schermaglia. Schieramento è illusione, quindi posso giocare anche loro in mezzo. Sì, lo so. Schieramento è giocala dove ti pare. Esatto. Illusione basta. Esatto. No, i vicini di lei guadagnano l'illusione. Quindi questa doppia illusione. No, ma illusione per due! E passo, cattivo, capisco. Ecco, abbiamo avuto un nuovo fuoco. Grazie, nuovo fuoco. Chi sei? Ranchi, alenicansi ovunque. Grazie Ranchi. Allora parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie, ma allora gioco lui che è un mio amico. Mac il coltello, illusione, può usare come disgraziato come se appartenesse alla casa attiva, azioni, infligge un danno a una creatura, se questi danni distruggono la creatura ottieni uno. Poi gioco troppo da proteggere completamente sprecato per un ember, ma non posso fare altrimenti, ne ho solo uno. Poi dopo faccio scarica nervina, che è il solito ruba uno, se lo fa infliggendo danni uccide la mina. Voilà, grazie. E via. E termino così. Deck e basta.
Non ci credo. Poi il tornei come va? Termino il mio bruttissimo turno. Ok, io vado di ombre di nuovo. Questa dobbiamo ripristinare, mi scusi, c'è scritto lui. Allora, facci casino, signora. Io gioco questa carta qui, veleno ossa marce. Dopo che questa è stata usata, infliggi 2. Esatto, è un equipaggio a nostro caso. Dopo che questa infliggi le 2 danni. Che dopo che la lettura viene utilizzata. Sì. Dopodiché attivo questa, un altro dardo fischiante come prima. Ragazzi, si sente eco. Quindi abbasso un po' la chiappa del microfono. Esatto. Adesso come fa a sentirsi eco? Non è possibile che si senta eco, perché comunque non è che rimbomba. Ecco. Cambiate le cuffie. No, non è vero, è colpa del microfono. Ok, va di pulsa. Gioco questa, ti fai un danno. Prendo la tram e ti faccio un danno. Aspetti che recupero il danno. Raccolgo con 2. Ok, e passo. Esco 2. Ok. Si sente un suono per 2. Non so cosa dire. Adesso non dovrebbe sentirsi. Ah, beh, aveva aggiunto lui un audio. Questo pool. Ah, ok. Adesso non si dovrebbe sentire. Allora, gioco i Logos. Gioco Logos. Lo uso. Azione, infliggo un danno, schiatta un topo e lui muore. Okay, perché gli si infligge 2 danni. Dopo che ho usato così. Dopo è esatto. E io ottengo 1, giusto? Sì. Perfetto, già che era che acchiappava la nuova videocamera. No, la videocamera. Ottimo. Poi gioco lo squalo e moriamo entrambi. Ok. Lo squalo, per chi non lo conoscesse, è come. Come cazzo si chiama l'altra carta che ha fatto? Quark letale imbalzante? Sì, è come Quark letale, è una carta vecchia, la conoscete. Allora. Allora. Molto esplicamente. Sì, tanto è vecchia espansione, sì, in teoria dovrebbero saperla. Allora, gioco, posso archiviare una carta dalla cima del mio mazzo, dalla mia pila degli scarti. Direi dalla mia pila degli scarti. Ok. Ti saluta Bonfi. Ciao Bonfi! No, all'ospitata no. Salutalo ma non tanto. Ha ragione. Bonfino. Ciao. Di nuovo direttore di quello lì, e poi dopo gioco, direttore è quello di prima, illusione, all'inizio del tuo turno, e ricercatore invece dice gioco, archivi una carta alla cima del tuo mazzo oppure una carta alla cima della tua pila degli scarti, in questo caso la pila degli scarti. Poi dopo, ricerca accurata è vecchia, guadagni un ember e archivi una carta dalla mia mano, questa. E ora, finalmente, termino il turno. Ormai anche a te. Vado di gioco Imp delle polveri distrutto, ottengo 2 ambre, gioco sta nuovissima carta che secondo me è forte, esiliare ember e metti negli archivi del tuo avversario una carta nemica. Non è nuova? È nuova. Aspetta. Ok, l'ho già vista. No, ti confondi con l'altra che distrugge, Grimm, sa? No, questa qui è nuova. Quella è nuova, sono abbastanza sicuro anch'io. L'altra è perché l'immagine del Sanctum è uguale, ma esatto. È il Sanctum che sta così e sciotta l'armatura, è un'altra cosa. Cioè, c'è un'altra carta di distruzione. Dopo che una creatura ha raccolto, il suo controllo deve sacrificarla. Quindi implode su te stesso. Gioco questa e gioco questa. La frusta dei sogni e biblioteca. Yeah, la frusta dei sogni. La finita, ma che questo cos'è, Imp? Questo dopo è che una creatura ha raccolto, il suo controllo deve sacrificarla. Quindi vale anche per me nel caso. Sì, però è bello che con quella fai una cosa interessante. 4, 5 e 6. Questo è quello che hai fatto a Silver? No. No. Questo mazzo che ho sgustato grazie al Sealed, dei due mazzi che ho vinto. Adesso comunque verrò anch'io spesso a giocare quanto tempo permettendomi. Allora, questi danni ci sono. Forse anche il signor Bonfi, non ho capito se riusciamo. Gioco i buonissimi e simpaticissimi Sanctum. Mm-hmm. E gioco precisamente Sir Marrow. Sir Marlos dice, dopo che il tuo avversario ha ottenuto uno o più dal raccolto, li cattura. Quindi tu ogni volta che raccogli vanno più. Ok. È una versione minchia del ragno dei mazzi. Minchia. Poi gli do +1 armatura e provocazione, perché non ci facciamo mancare niente.
e infine ti stordisco ogni creatura nemica che non si trova su un fianco. In poche parole, nessuno. Benissimo, però tengo un'ambra, vado in check e tengo un turno. Ok. Io vado di nuovo di dis. No, davvero, mi ha venuto. Sono triste. Vediamo come fa questo. Ogni volta che tu raccogli le metti su di lui. Dal raccolto. Dal raccolto. Raccolto. Ma tu non raccoglierai mai perché. Oh certo che raccoglio. È così bello. Perché distrugge. Ah, si suicida. Mi distruggo questo. Due raccolto. Le prendi perché sono dal suo effetto, ma una va da me. Tieni, una a te e due a me. Questa va a casa. No, con la frusta. Ho sbagliato, vedi, non ho giocato questo qui prima. Ha giocato Dizzy. Va bene, no, va bene. Va bene, va bene. No, beh, è il tuo standard. Gioco Nephlum. Ogni volta che una creatura è distrutta, il suo proprietario tiene un'ambra. Sì. Gioco un'altra biblioteca. Una creatura è distrutta, il suo proprietario tiene un'ambra. Esatto, dovevo giocare prima questa e spaccarmi questa così ottenere okay. Un'altra ambra in più, ma niente. Niente, niente. 2, 4, 6. Attivo biblioteca dei dannati e archivio una carta. Attivo una bella frustarella su di te. In questa immaginavo. Maniera non forgiare. E attivo questa qui. Ogni creatura non danneggiata cattura un'ambra del suo avversario. Quindi io termino i catturi 2. Una e una 2. Quindi catturi 2. Esatto. E io tengo un'ambra per aver giocato questa carta. Dopodiché con questa ci andiamo a menare assieme. Non puoi provocazione. Ah, provocazione? Yep. Più un'armatura e provocazione. Allora facciamo così. La faccio. Raccogli? Esplode. Ma quasi quasi no. 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 E direi che passo allora. Pesco. Va bene. Controllo un secondino il mio archivio e direi che potrei fare un'operazione interessante. Recupero l'archivio. Dichiaro logos. Tu sei in check. Yes. Dichiaro logos. Dichiaro logos e prima di tutto gioco l'artefatto che è nuovo, chip di memoria. Dopo che hai scelto logos come tua casa attiva, archivia una carta. Onesta. E puoi riprenderla anche in mano. Volendo, perché quando tu chiami si attiva l'effetto, poi puoi decidere di recuperare l'archivio. L'archivio si recupera dopo la scelta della casa. Quindi è valido. Per quanto sì. Sono abbastanza sicuro. Ma quando la regola. Gioco il direttore. Ancora? Sì, perché era in chi. Era un attimo archiviato. Sì, si era un attimo addormentato. E gioco di nuovo lo squalo neutrinico. Quindi devo scegliere una mia creatura sua e una creatura artefatto amica. Ok. Quindi muore lui e muore lui. Ok, giusto, giusto. Vediamo un po'. Non dice una creatura. C'è scritto anche artefatto. Distruggi una carta creatura o artefatto nemica e una carta creatura o artefatto amica. Scarta una carta dalla cima del tuo mazzo. Se quella carta non è una carta logos, ripeti questa carta. È logos, quindi non posso ripeterlo. Purtroppo. No, è la carta più bella del mondo. Ah, va bene. Non so se attaccarti meno. Mi sa di sì, ti attacco. Una a te, una a me. Metto via lui, tendi. Sì. Squalo si sposta, questa si torna. Check termino. 3-3-6. Deck, ti faccio vedere un po' di chat intanto. Mi fai vedere la chat? Ah sì, facci vedere la chat. Io la chat ce l'ho qua. Interessante. Scusa, Gri. Non metta lì che poi si vede. Forgio. Purtroppo lei le tocca di forgiare.
appena okay. ricarica la chat sul telefono. E vado di prima chiave. Non so se per la rete o meno, ma. Io vado di nuovo di, con. A Bonfi gli arriva un box, mi scrive. Gli arriva un box. Dove glielo lanciano? Boh, a casa penso. Sassano sulla finestra. Poi chiedono. Allora, cosa chiedono? Qual è sparito l'eco. Asmodev vs. Keyford vs. Asmodev. L'argomento. No, non è un argomento, è il signor Light che fa lo stronzo e come vedi, e mi raccomando, insultatelo pesantemente in chat. Perché è un clickbait, è una menzogna e non è vero che faccio. Gioco questo qua. Prendo un'ambra. Se tuo avversario possiede. Vuoi parlarne? Più io non voglio parlare del fatto che vogliono chiudere tutte le cose. Vabbè, era quell'argomento lì. Lì l'argomento. Ok, scusi, finiamo la partita prima. Dopo comunque ne parliamo. Cronaca del Crepuscolo. Un attimo di silenzio. Se il tuo avversario possiede più ambre di te, pesca una carta. Se possiede più ambre del tuo avversario, ah, ok, una carta. Quindi pesca una carta. Era quello l'argomento. Non la sfida. Ah, non la sfida. Ora sì, c'è la sua logica. Gioco. Ratto della piaga ancora. Fa un danno a tutte un le un danno a tutti. Aspettate che recupero i danni. E i ratti non prendono un danno da se stessi? No, solo le altre creature ratti subiscono danno. Ah, lui muore. Esatto. Carino. Gioco scarica Nervina. Infliggo due danni. Se lo faccio ti rubo uno. Prima rubi e fai due danni. Ok. Vedi. Ah, prima rubi e poi fai due danni. È più forte. Quindi l'ho anche bloccato e gioco la mia bad pen inutile. Ottimo. Io la scartavo. E passo. Sta a me. Allora, gioco ombre. Infliggo un danno. Allora, Shuriken, infliggo un danno massimo di 3 creature. Ottengo uno per ogni creatura distrutta in questo modo. In questo caso, ratti, bad penny e ottengo 2 ember. Carino. Se lui ha delle robe piccole, sì. Un danno a tutte le creature nemiche, non mi interessa, ma faccio una trembra. Colpo d'occhio. È una carta vecchia, illusione, raccolto, distrugge una creatura su un fianco. Per me questa espansione è un po' della sua, quella. Gioco, Passepartout d'osso, è sempre vecchia, oggetto, azione, una creatura amica, cattura uno. Mm-hmm. E termino il mio turno. Check. Io vado di nuovo. Attivo questa carta qui, prendo un'ambra, ti archivio di nuovo questo qua, voilà, e mi riprendo queste due. 2, 4, 6. Archiviato. Esatto. Esiliare, come ho già detto, è una carta, secondo me, non è. OP. E gioco Imp, ma cos'è? Questo è Imp, streche, ha illusione, mentre lui non si trova su un fianco, il tuo avversario pesca meno. Ah, fa la... Sì, è la versione minchia di... Poi attivo un'altra frustina, giusto per romperti ancora le balle. Ok. E mi archivio due carte con la mia biblioteca preferita. Faccio queste due. E sono a check di nuovo. Passo. E sono a check di nuovo. 3, 4, 5. Gioco ombre. Vedrete il perché. Gioco questa carta bellissima che ho trovato e visto per la prima volta in questo mazzo che si chiama Tenebris. Gioco, scegli una carta casuale negli archivi del tuo avversario oppure una carta dalla cima del mazzo del tuo avversario. Gioca quella carta come se fosse tua. Dall'archivio una carta casuale. Casuale, quindi devi metterle penso così. Devo. E poi tirare un dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene. Entra. Gioco. Guarda tre carte. Vuoi le tre carte? Ne preso guarda tre carte dalla cima del tuo mazzo, aggiungine una alla tua mano e scarta le altre. Bellino. Scarto queste due, mi metto in mano queste. Non è spostato. Lo gioco. Poi raccolgo e muore. Utilizzo il Passepartout d'osso. Ah, si chiama
quasiride questo coso e ne sposto una su di lui che è molto inutile e termino il mio turno. Ok, io vado sempre di dis, rompetete ancora le balle e archiviando due. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E posso forgiare lo stesso. Però ti faccio forgiare con 9. Esatto. Spendi, spendi. Archivio 2 e archivio queste due. Gioco un bel negavita, che a casa mia sto sempre bene. E gioco... Niente, scarto questa, che è... Sfruttare debolezza. Ottiene un ambro per ogni creatura nemica danneggiata. Quindi non c'è niente, non mi serve a niente e la scarto. Direi che passo, sono a check di nuovo e vado a pescare 4, 5 e 6. Il Procione ti fa complimenti del real match. Grazie! Il signor Procione. Grazie signor Procione. Il Procione. Sì, sì. Papà che Procione storia. Grasso. Sì, è uno da che ci sono danni al buori condenato. Non so. Allora, intanto devo forgiare per forza. Aspetta, questo è il mio. Piano. Le ho viste a terra. Le vidi a terra. Sto riflettendo se utilizzare qualche combinazione strana o meno. Comunque è un gran riciclo sto mazzo che trovate. Gioco. Gioco i Sanctum. Gioco Morucchi il marchiato. Dopo che sto disgraziato ha prevenuto uno o più danni con la sua armatura, cattura uno per ogni danno appena. Scusa, gli archivi. Vabbè, ormai li lascio lì. Con i soldi di YouTube mi hanno fatto sto setup, Jack. Sì, YouTube non mi dà un centesimo, magari mi pagassero. Magari mi pagassero, ragazzi. YouTube, prima di attivare la monetizzazione, vuole 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione nell'ultimo anno. In più, ogni 1000 visualizzazioni, da quando l'hai attivata, quindi tutte quelle nuove, non quelle vecchie, ogni 1000 ti dà un euro. Quindi, te voia. È un millesimo di euro a visualizzazione, quindi te vuoi a farne. Te vuoi a. Vabbè, gioco anche sto deficiente qui. Per il resto del turno, ogni volta che una mia creatura amica attacca, cattura uno, mi interessa. Siamo lì, dai, il procione che ti fa in noi. Ok, raccolgo. Forgio di nuovo. Per forza. Vado a due chiavi. Perché non ce l'avevo adesso? E mi prendo il mio bel archivietto. Prego. Vado di Logos. Prima di tutto negavita. Ok. Così dopo sto tranquillo. E tranquillo, sappiamo che fine ha fatto. E vado a forgiare, sì, per forza. Già fatto. Quanto vuoi forgiare? Hai fuori turno. No, guarda, non sto guardando. No, ovviamente, male. Potresti forgiare fuori turno. Allora. Gioco. Anacleto. Voilà, gioco Sutterskin. Ricordi che non puoi raccogliere, eh? Sì, sì. Ma tanto in questa mano non penso. Barister Gioia dice: non puoi raccogliere. Forte questa, comunque. Perché sono solo nemica. A me piace così. Il gioco sopra degli stivaletti che vi piacciono tanto. I mitici stivali razzo che. Con cui può solo combattere. Ora ricordo. Raccogliere. Non può raccogliere. Le creature avversarie non possono raccogliere. È cattivissima quella lì. Vabbè, poi c'è anche questo disgraziato qua che ha raccolto, c'è il controllo di un artefatto amico al tuo avversario, se lo fai deve cederti due, ma non credo che lo farò mai. Ma non è detto, no, potrebbe darsi che lo faccia in questo caso se sono disperato. Fai conto che lui se avevi degli artefatti che lui non aveva della sua casa. Sì, ne ho. Sì. No, non è vero, abbiamo gioco. No, tranne sono. Il bot aiutante che può giocare una carta non logos, sì, che è una specie di alterazione di fase. È alterazione di fase fatto da micro imbecille. Quando raccoglie, raccoglie e stordisce. Gioco quando una creatura raccoglie mia viene stordita. Yes. Il marziano analogo. Devi ancora giocare una carta non logos. Yes.
attivo questa qui, prendo un'ambra. Se il tuo avversario possiede 8 più ambre, rubo 2. Non è questo il caso. Non serve a niente, una carta di merda. Gioco Tenebris come a te. Carino. Attivo effetto. Da gioco qua. Da qua o da qua? Ti ricordi cos'era? Sì, perché sì, l'avevi verchiata prima, quindi. Bella sta cosa che. È bellissimo Tenebris. Ecco perché il mazzo non dice, dicono di tenerlo qua dietro. Dopo che passo? Sì, perché è un po' che. Io non posso giocare creature, ricordo. No, è l'abitudine con tutti i giochi di carica che mi schia all'inizio. 3, 1, 2, 3, 4, 5. E li mi schia. Io faccio sempre dai danni. Tanto sono qua per imparare alla fine. Busso, busso. Possiamo. 2, 4, 5. E una sto riflettendo su come e cosa giocare. Io direi Sanctum. Sanctum. Gioco Proclamazione 346E. Mentre il tuo avversario non controlla creature di 3 o più case diverse, le sue chiavi costano più 2. In questo caso ne controlli di 3 o più. Molto carino. L'abbiamo trovata. Non... Molto carino, l'abbiamo trovata adesso, è veramente bello. È un artefatto. È un artefatto. Allora, mentre il professore non controlla creature di 3 o più. Ah, bella. Carina, onesto. Allora. Ovviamente le controlli perché hai. Dichiarato Sanctum, non posso giocare creature per l'effetto di quello schifezzo là che ho giocato prima. Quindi, non posso raccogliere perché mi darebbe abbastanza fastidio. Quindi, per prima cosa, ti attacco lui. Muore un danno e dato che ho prevenuto uno, cattura uno. Poi con lei attacco lui, attacco Tenebris, faccio sempre un danno perché ha uno di armatura e adesso le tue chiavi costano 2 più. Mm-hmm. Bella. È una strategia. Non so, quella non mi piace, guarda, per raccogliere. Mi tocca terminare così. Ragazzi, non la uso per raccogliere quello perché dice cedi, non puoi cedere. È molto diverso. Jack, ti chiedono secondo voi com'è la nuova espansione. La nuova espansione è molto bella, più bilanciata della vecchia, si gioca, è molto più giocabile, più divertente. Come vedete la partita comunque è tirata, siamo lì che ce la stiamo giocando. È più bello giocare così, guardare uno che tira, c'è solo la biblioteca e gioca per tre quarti d'ora, non è divertente. No, la pensano tutti così, mi sa. È solo noioso. E anche farlo, cioè per secondo Cree, anche farlo è noioso. Dopo un po'. Cioè, stai lì, va bene, ti eccesso e poi inizi. Drain, ok, ho vinto. Wow. Non c'è skill del giocatore. Esatto, cioè un mazzo sbrocco elimina la skill del giocatore. Va bene che devi saperlo usare, però lo usi comunque una decina di volte e capisci qual è il trick magico. Qui per adesso, e metto le mani avanti, per adesso non abbiamo visto, cioè sembra più bilanciato. Infatti tutti i mazzi della nuova espansione succano tantissimo contro quelli della vecchia, ma proprio si attaccano e tirano della grossa. Allora, tanto fa un grande arsù delle carte. Cioè, gioco un bel anacleto. Quanti anacleti ha? Con Ottimo Marzianologo vado a menarti questa qui. Un danno. Me la vado ad archiviare grazie ad Anacleto. Yep. Conosco l'effetto. Con bot aiutante vado a picchiare lì. Qui faccio un altro danno. Esatto. Vado ad un altro danno. Metto un 3 che facciamo prima. Sì. E la mancano 2. L'Anacleto va a spiattellarsi di nuovo. Su di lì. Ti stai pulendo. L'Anacleto va via. Questa va qui vicino. Ok. Dopodiché gioco Expion. Che è quello che quando viene distrutto archivi 1 e 1, vero? Esatto. Lui se stesso è la prima carta del tuo mazzo. Comunque loro ci hanno iniziato. E raccolgo uno. Quindi prendo un'ambra. E dice, pesco una carta per ogni creatura, logos amica. Quindi pesco 3 carte. Dopo esco. 1, 2, 3. E ripeschi 3.
Lo rifai, immagino. Esatto. Lo ristappo, riattivo. Il ripristino. Il ristappo è di Magic. Uno, due e tre. E non riesco a lanciare una carta Logos, perché ovviamente va bene così. Yeah! Sì! Ci posso, oh, guarda, cioè, scusa. Guarda. Che roba brutta. Mamma mia. Allora. Mamma. Uno vuole scombare invece. Cosa ne pensate che un mazzo della succa, cioè quello vecchio direi succa, che passerò. Invece quello nuovo, cioè succa da quello, i mazzi vecchi fanno succare quelli nuovi. Cosa ne pensate? I mazzi vecchi non è vero che fanno succare. Non no, sono, cioè, i mazzi sì, vecchi fanno sì, succare. Sì, l'ho girata anche me. Perché devi far casino? Scusi. Ok. No, è così. Cioè, non è che puoi dire non è vero, è vero. Cioè, i mazzi vecchi fanno succare quelli nuovi? No, sì, il mazzo non secondo me. Allora, non tutti ovviamente, però nella vecchia espansione. Scusi. No, vabbè, scherzi. Non è abituato a. Secondo me non sono ancora stati sbustati i mazzi talmente tanto OP da riuscire a competere, perché giustamente ombre e altre casate in questo. In questa nuova espansione è stata indebolita abbastanza dopo anche la nerfata di qualche giorno fa. Quindi, il trucco dell'uccello, quello che mi hanno il trucco dell'uccellino. Però ti dico, secondo me diamole un po' di tempo e vedremo uscire qualche mazzo abbastanza OP. Anche, sai perché l'hanno nerfato? Cioè, perché leggendo nei forum così lì, per il fatto che se io avevo miasma, copiamo un trucco dell'uccello all'avversario, cioè sei, e avevo pixel del polo in campo, io a lui non gli fregavo niente. Quindi potevo fare la combo di fare miasma, prendere il trucco dell'uccello, andare full ambre che aveva il mio avversario e poi forgiare. Ma ha fatto bene a fare così, va benissimo. Allora. Quindi il dubbio. Cioè sì, sì, ma anche secondo me a me piace. Nel dubbio vado avanti. Poi vai là. Sì, sì, bene. Tanto. Allora, muraglia di Hedront. Luogo, ogni creatura su un fianco riceve più due forza. Boh. Amica, ovviamente, non tua. Ah, ok. Amica. Amica, non tua. Amica. Come ho detto. Parliamone. Poi, dato che adesso posso giocare le creature, ne gioco un'altra. Così. Su un fianco più due forza, quindi. Sette. Ci metto un più due e ci metto un più due anche sull'altro mio amico. Questo ce le segniamo con i dadi per, come ti dicevamo, per comodità, no. Perché no, mi dà sul culo se uno sale troppo. Comunque, dicevo, attacco Anacleto. Attacco Anacleto. Ok, ci spiattelliamo vicino. Ah, è vero, no. Più due di forza. Solo più due di forza. Già. Poi attacco quest'altro amico fastidioso. E questo. Va via. Prendo un altro danno su di lui e ti ti catturo un'altra ambra. Yes. E tu ricordati in tutto questo che ti forgia più due. Sì. Forgia più due per ora. E direi che te. E non puoi raccogliere. È il dubbio. L'unico problema è che non sto guadagnando. Quindi, il problema è se guadagni tempo, è sempre quello. Non scade il tuo. Io rigioco Nega Vita, vero. Ripescato, quindi non ho fatto niente. Sappiamo già qual è il suo effetto. Attivo. Attivo sfruttare le debolezze, ottiene un'ambra per ogni creatura nemica danneggiata. Quindi io tengo due ambre. Grazie. Faccio io l'aiuto regia. Aiuto regia. Sono a 5. Cosa facciamo qui adesso? Io provo a fare 5. Sì, quello che diciamo. La ladrata del secolo, prendo un'altra ambra e ti esilio questa qui e mi riprendo due ambre. Esilio archivi? Sì, scusate. 4, 6, 7. Non sei ancora in portatore. No. Perché costano 8. Gioco questa qui. Dopo che una creatura ha raccolto, il suo controllore deve sacrificarla. Quindi implodo. Attivo la frusta, vivo che pega dei dannati, 2 per e mi archivio. E ci archiviamo 2 per. Diverse cose questa qui sto pensando se utilizzare questa qua 3, 4 passo puoi fare da 5 yes. Io sono a check perché ho controllo 3 case diverse, non mi succederà ancora per me. Vai
sono concentrato di premere. Eh sì, perché è una situazione che non è che sia. Allora, diciamo che il mazzo è un po' opprimente. Il tuo? Sì. Qui non c'entra. Ombre. Scarta una carta casuale dalla tua mano. Della nuova si è già. Da 1 a 6. Tassato, dell'idea di rubare. Sì. Buono. Mi fa piacere che sia andato via. Mi dà fastidio. Gioco. Ronnie Cinturolex. Dato che tu hai 7 o più, lui muore perché perde il più 2 di forza. E quindi schiatta, però mi dava fastidio, quindi va bene così. E lui gli do un più 2 di forza. E tu rubi 2. E io rubo 2. Perfetto, è così. Poi utilizzo questo, catturo 1 su di lui. Poi è l'unico. Con lui ti attacco lui. Ti fanno complimenti per la bustina rosa? Zecco. Grazie, sono molto. Sono un po' omosessuale, ma mi piace così. E, con lei raccolgo e distruggo lui. Dopo stanno scrivendo del fatto. Stanno chiacchierando. Ecco, così. Termino. C'hai fatta? Questa è l'altra cosa? Allora, se non stai fermo però non leggo un cazzo. Allora, no, non voglio prendere il web. No, non si vede, madonna, vedi il campo, non fa niente. Bisogna giocare solo una volta nel tempo in tutte le città in lamento deck 3 NG. Ottimo! Oh, mi stravacco un attimo, scusate. Va bene, dai dai, sono ancora in gioco. Male, ma sono ancora in gioco. Allora, vediamo un po'. Spacco mega vita. Non posso giocare creature. Vado di ombre. Ricordati prima sono di vita. Eh? Prima devi dichiarare poi fai, anche se ho. Prima devi dichiarare la casa, poi devi attivare la carta. Ah, allora dichiaro ombre. No, perché io non ti nomino. Anche se ho, no, hai fatto bene a dirlo. No, non so. Perché Omni, no, tu Omni. No, anche se Omni devo nominare la casata, giustamente. Sì, perché tu potresti dichiarare. Dichiaro ombre. Dopo dici, quella Omni e fa. Omni, giusto, hai fatto bene a dirlo, ci sta perfettamente. Dopodiché gioco. Scarica la vita, ti rubo uno e se lo faccio ti spacco. Cartarola, il Procione Grassi ha tre mazzi con 15 armi strampati in ogni mazzo e tutto il controllo. Muore in questa cartola. Che culo, che culo. Gioco ombra. Davvero gioco che culo. Ratto della piaga. Bellino. Fa un danno a tutti quanti. Sì, abbastanza. No, c'è uno che ha trovato in 5 per, ho visto. Una, lui non prende niente. 7. Io 7? Certo, sì. No, non l'avevo ancora visto, io devo essere a 5. Non ho niente, okay. Lui ha uno di armor, non prende niente. Yes. Dopodiché gioco questa qui su di lui e prendo un'altra ambra. Va bene. Se siete sculati, signori, siamo tutti con 18 ambre stampate. Se no non stiamo male. Se no noi siamo delle merde. Ragazzi, e io non posso giocare creature, ricordo. 4. Adoro quei ratti. Sono io, sono terribili quei ratti del campo. Quindi lui non può. Però forse sono più duro, vero? Momentaneamente sì. Momentaneamente forse più duro. Ma carina quella. Non pensavo fosse. Non posso. Col megalita mi sta dando fastidio abbastanza. Non tantissimo, ma abbastanza. Sanctum. Gioco un altro artefatto. Perfetto. E scegli una azione, scegli una creatura. Per il resto del turno non vengono inflitti danni alla creatura scelta. Ti attacco Umbra. Prendo un danno e lui muore. Un danno e termino così, devo mischiare il mazzo. Io vado di Logos e prendo l'archivio. Scusate se è rotto e scatta, ma gioco Alfa.
Tanto gonfio intanto. Puoi giocare questa carta solo come prima sì, carta. Sì, vabbè, chiama come si chiama. L'ho già visto. Si chiama scissione binata. Ogni giocatore ottiene una montagna di ambre pari all'ambre della riserva. Quindi facciamo il doppio a testa. Sì, io ne prendo 3, tu ne prendi... Io 2, 4, 6, altre 6. Ah, devi prendere da... un po' da lì, un po' da là. Guarda che cosa figa ci vorrebbe regalare Bonfi, ho capito. Per che cazzo ce ne facciamo? Per gestire l'altro, clicchi dal tasto, cambi le pagine direttamente dal tasto. Signor Bonfi, non è necessario al momento. Dopodiché gioco... Un cambio. Cioè, per l'amore del cielo, va bene se me lo vuoi regalare, però. Botto aiutante, posso giocare una carta non logos. Ricordati di mettere sempre così. Scusate. Gioco Osmo Marzenologo. Perché una carta in meno? Ah, giusto. E dopodiché posso giocare una carta non logos sì, e gioco sempre il mio amichetto. Voilà, prendo una tambra e ti esilio, cioè ti archivio questa carta qui. Raccolgo, prendo un'altra ambra, visto che adesso posso raccogliere. Ho l'impressione che non riuscirò a... E passo, solo c'è con 2, 4, 6, sì, lo so, 8, lo so, 10, io 12, 14. Intanto forgio. 20, sono con 14. È un peccato, avevo trovato una cosa del lì. No, non ho modo di contrastarlo sì. Al momento, mi sono sbagliato. Prendi come sono. Sono abbastanza bilanciato. No, ci sta, ci sta. È purtroppo per questi qui, per esempio, non li ho pescati prima, non ho avuto altre come. Sai cosa potevi fare invece? Te ti sei schiantato quello da 2? Quello da 2 che rubavi. Che rubavo 2? Sì, ma. Li potevi cedere questo che lui non poteva chiamarli. Potevo cedere. Signor Light. Questo l'ho giocato il turno scorso, te lo ricordo. Ah, però. Ok, no. Non ce l'avevo in mano prima. Ah, ok, ok. Se no li tavi quello ricordo. Rimaneva lì. Ho capito, però uno. E ne rubo 2 alla botta, cioè raccolgo una volta a turno, non ce l'ho, stivali a razzo. Ah, è vero. Ce l'ho Beh, ho perso perché ovviamente non posso rubargli abbastanza ambre, né bloccargli la forgiatura. Questa è mia.